Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. Questa puntata parleremo della presunta storia di Travis Walton del 1975. È un tema assolutamente ufologico. Si tratta di presunta adduzione aliena. Travis Walton, nato in Arizona il 10 febbraio del 1953, è un agente di commercio statunitense, ex falegname, è presunta vittima di un ipotetico rapimento alieno. Egli sostiene di essere stato rapito da un UFO il 5 novembre del 1975, mentre era al lavoro con dei colleghi nella Apache Sitgraves National Forest in Arizona. Walton scomparve per poi riapparire dopo 5 giorni. La polizia locale pensò che Travis Walton fosse stato ucciso dai suoi 5 colleghi. I 5 colleghi furono sottoposti al test del poligrafo e i risultati furono che 4 lo passarono positivamente, mentre il 5° non produsse risultati valutabili dalla macchina. Il caso ebbe a ricevere una notevole pubblicità. Rimane uno dei casi più noti di presunto rapimento alieno nella letteratura classica dell'ufologia. Ora, nel link che trovate in descrizione di questo podcast, sarete catapultati alla bloggata del mio blog Paleo Contatto, dove troverete appunto un'analisi dettagliata. Ho potuto estrarle anche i primi 3 capitoli dal libro di Travis Walton, quindi da parole sue, condensate dal libro ebook Fire in the Sky, in modo da poter valutare quanto la sua presunta narrazione abbia o meno una congruenza. Ora, quello che si può ricavare, diciamo, da il primo capitolo, che è relativo all'adduzione, perlomeno come la racconta Travis Walton nel suo libro Fuoco dal cielo, Fire in the Sky, si giunge ad una serie di conclusioni interessanti. Allora, il contesto dell'adduzione non è molto credibile rispetto ad altri casi ufologici genuine. Non c'erano nelle vicinanze corsi d'acqua, confrontare con i casi storici circa Ezechiele, Elia e con il caso UFO dell'Operação Prato 1977, giusto la bloggata precedente, in versione podcast. Inoltre non c'erano abitazioni isolate, confrontare con il caso UFO sia dell'Operação Prato quanto del caso Zanfretta del 1978. La descrizione dell'UFO è incoerente e contraddittoria. In talune parti l'UFO appare descritto di color arancione, in altre parti di colore metallico, quindi grigio. Emergono contraddizioni sul numero dei testimoni. Wikipedia riferisce di 5 testimoni più l'addotto, nel testo di Travis Walton si parla invece di 6 testimoni più Travis Walton. Le dimensioni dell'UFO sono troppo piccole, appena 6 metri di diametro, non collima nemmeno ad esempio con l'UFO del caso Zanfretta. Poi abbiamo altro capitolo, quello l'incontro, il presunto incontro di Travis Walton con gli alieni a bordo dell'astronave. Ci sono 2 capitoli dove lui racconta tutta la sua storia di quello che ha visto, di quello che avrebbe visto, sentito, parlato con entità, e si ricava che la presenza di presunti alieni di razza umana nordica viola il corollario esodarwiniano, rendendo implausibile tutta la narrazione di Travis Walton. Si conclude che, considerando le molte contraddizioni logiche, la storia di Travis Walton non abbia un vero contenuto paleufologico. C'è infine il capitolo del ritorno, quando
Travis Walton fu rilasciato a suo dire, anche questo è derivato direttamente da quello che lui racconta sul sito web nel capitolo The Return, quindi sempre del libro Fire in the Sky. Anche questa parte la potete trovare sempre all'interno della mia bloggata. Quello che si può tirare le somme in fondo è che nel 1975 non risulta traffico alieno statisticato. Inoltre, l'assenza di tracce sul terreno, l'assenza di sintomi fisiologici anomali post-adduzione a Travis Walton, confrontare con il caso Zanfretta quanto con il caso dei piccoli testimoni di Fatima, rende appunto il caso di Travis Walton non reale e non misurabile, dato che i presunti testimoni erano persone che già conoscevano Travis Walton, nonché le molte palesi contraddizioni iconografiche nella descrizione dell'UFO quanto la presunta presenza di alieni di razza umana nordica relega, a mio avviso, tutta la narrazione ufologica di Travis Walton una hoax priva di un vero contenuto paleufologico. Un saluto, ciao, alla prossima!